che l'inverno è tornato in città. L'amore è un motore che non va, niente è perduto all'ultimo minuto. Tutto può cambiare, basta un gol se lo sa inventare. Ora anche le stelle hanno le punte all'ingiù. Tutto era diverso quando c'eri tu. Come una partita, sai, si chiama vita. Tutto può cambiare, basta un gol. Ti vedo arrivare come un gol. Buonasera, ben ritrovati alla Domenica Sportiva. Ciao Antonio Leonardis. Antonio, che già ci aggiorna sui posticipi di Serie A. Sì, Napoli sta vincendo 1-0 al 68esimo. Gol di Callejon sul primo tempo. Napoli ha fatto molto molto bene, grandissime parate di Buffon e poi sono passati in vantaggio. Qualche centimetro di fuorigioco, dicono, insomma, però questa volta è andata male alla Juve, diciamo, non come al solito. E comunque manca ancora 20 minuti. E noi come sempre abbiamo un ricco programma di sport da proporvi, a cominciare dal calcio. Non è stata una giornata esaltante per gli abruzzesi di Serie B e neanche in Lega Pro. Le cose sono andate proprio benissimo, vince solo il Teramo che si riscatta da un periodo di stasi, perde l'Aquila in casa, un pareggio ininfluente per il Chieti, tra l'altro un risultato che ha creato scompiglio tra la tifoseria. E c'è un errore in corso in società perché si vocifera un possibile cambio dell'allenatore, ma ne parleremo con i servizi dei nostri inviati. Subito vi presento gli ospiti che ci faranno compagnia nel corso di questa puntata: il team manager del Teramo Calcio, Alessio Perone, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. E poi abbiamo due bellissime sorelle del calcio, sono due giocatrici del Chieti Calcio femminile, Giulia e Giada di Camillo, benvenute. Buonasera, loro buonasera. Hanno degli illustri trascorsi in Serie A e sono espertissime di calcio. E poi c'è un ospite redattore che sta arrivando, che invito a sedersi, Oscar Buonamano, prego, puoi arrivare in diretta. Oscar, direttore di Carsa e anche del sito internet Calcio Totale. Buonasera Oscar, benvenuto. Tra poco avrai il microfono, eccolo qui. E noi come sempre vi invitiamo a intervenire alla Domenica Sportiva attraverso la nostra email domenicasportiva@rete8@.it per chi vuole partecipare al quiz Tali e Quali. Questa sera i biglietti vi portano a vedere la FM Modus Roseto Basket. Allora, noi siamo pronti per dare il via alla 25esima puntata della Domenica Sportiva con i gol in musica montati da Antonio D'Ottavio. Can you feel it? Sean Rock says, can you feel it? Sean Rock says.
eccoci qui pronti ad affrontare i temi della giornata, a cominciare dal calcio, ma ci occuperemo anche di basket, di calcio a 5, di ciclismo, di pallavolo, come vi abbiamo promesso, una puntata veramente ricca. Come ricco è il commento di ogni settimana di Vittorio Leonardis. Sì. Beh, è stato un fine settimana bello, diciamo, per il calcio abruzzese in generale, in particolare per le due di B. La batosta del Lanciano del tutto in attesa, tra l'altro contro una squadra che sembrava in netta crisi, una sconfitta pesantissima, credo che la più pesante da quando gioca in Serie B. Non c'è stata quasi partita, almeno solo in primo tempo Lanciano è riuscito a mettere in difficoltà il Padova, poi su questo crollo improvviso, tra l'altro firmato da un suo ex giocatore in prota, autore della doppietta, e tra l'altro è stato pure il migliore in campo. Ora bisogna capire come reagirà dopo questo imprevisto, perché è del tutto inatteso. La delusione grossa è stata pure quella per il Pescara, perché dopo Latina si aspettava una squadra che finalmente avesse trovato la sua identità precisa per questo finale stagione in cui si corre per i playoff. Invece c'è stata un'improvvisa ricaduta, un'altra brutta partita, approccio sbagliato, il primo tempo quasi buttato, con l'illusione sull'unica conclusione, il primo tempo, cioè il gol di Brugman, vantaggio che è sfumato però nel giro di un minuto. Decisamente meglio la ripresa, con una spinta maggiore sulle fasce laterali, c'è stata una buona occasione con Balzano, poi finalmente anche il gol di Mascara, che è stata una delle novità di questo ultimo Pescara, cioè di regista, diciamo, avanzato alle spalle delle punte, e anche qui una scellerata prova dei difensori ha portato al pareggio del tutto inatteso, che è un po' una doccia fredda, perché soprattutto perché insomma all'improvviso toglie quelle certezze che sembravano acquisite in questo percorso iniziato da Cosby in queste prime sei giornate, che davano l'impressione che, insomma, che la squadra fosse finalmente sicura di sé. Invece questo purtroppo non è vero, in più, a parte questo, emergono dei problemi e quelli difensivi credo che magari è l'unica attenuante che si può dare alla squadra, perché era una difesa del tutto improvvisata, con molte assenze, addirittura tre difensori di cui nessuno centrale di ruolo, e la cosa è vista, è stata a volte un po' imbarazzante il modo come hanno difeso. E poi credo che il problema principale sia questo soprattutto dell'atteggiamento, cioè questa è una squadra che dovendo rimontare dei punti per entrare in zona playoff dovrebbe cominciare a rischiare, ad imporre il suo gioco, veramente a cambiare pelle, piuttosto che giocare in maniera d'attesa per gran parte della partita, come era capitato purtroppo col Palermo, e anche lì era andata male. E a questo punto credo che si impongano anche delle scelte, che innanzitutto quello di, secondo me, di recuperare a tempo pieno Ragusa, che è un giocatore, io non ne faccio una questione di ruolo, perché Ragusa ha dimostrato ampiamente di poter giocare esterno alto, esterno basso, a destra, a sinistra, a mezzala, e quindi è un giocatore comunque che ha fatto la differenza per tutto il giro d'andata, che è del tutto assurdo cioè rinunciarci, cioè perché anche sabato è stato pure criticato, io non sono d'accordo, perché alla fine, se andiamo a vedere la partita, le uniche conclusioni vere le ha fatte Ragusa, un palo, un gran tiro nel primo tempo, cioè un giocatore che è determinante in ogni modo. E poi secondo me risolverà anche il problema lì davanti, perché credo che Sforzini faccia una fatica da matti a ritrovare la condizione, si vede molto, fatica parecchio, e questo credo che condizioni pure il modo di giocare della squadra, dovrebbe trasformarsi in una squadra finalmente senza freni, secondo me.
Cosmi finora ha dimostrato di saper affrontare, ma Pescara credo che a questo punto lo debba, tra l'altro con la giornata in meno, man mano che ci avviciniamo alla fine il tempo stringe e bisogna fare in fretta. Non è una situazione disperata, credo, perché se andiamo a vedere la situazione anche degli altri anni, a 57-58 punti sicuramente arrivi settimo o ottavo, quindi sarebbe che quest'anno basta per i playoff, quindi si tratta veramente di restare con i nervi saldi e trovare la ricetta giusta per andare avanti. Per il resto c'è stato questo scivolone dell'Aquila, credo in dolore, perché alla fine i playoff non scapperanno. C'è il riscatto del Teramo, che adesso credo che insomma manca un punto per la promozione, per l'accesso matematico alla Lega Pro Unificata, è una questione proprio di una settimana, direi, e comunque ha nel mirino magari anche il sogno di arrivare primo in classifica. Invece è veramente difficilissima la situazione del Chieti, che aveva queste due gare casalinghe, ha messo insieme appena due punti, pensava di prenderne sei, e adesso, come diceva Mila, c'è anche situazione difficile all'interno della società, ci potrebbe essere un cambio allenatore. Certo, a questo punto il Chieti deve comunque pensare comunque a tenersi il posto per gli eventuali spareggi che interessano le quattro squadre dal nono al dodicesimo posto, e questo deve essere il primo obiettivo a questo punto. Io spero che ce la faccia, perché l'organico del Chieti credo che sia all'altezza per questa impresa anche in extremis. Prima di dichiarazione dei nostri ospiti, Oscar Buonamano, tu che sei un attento osservatore degli allenatori, ricordiamo il tuo libro su Zeman, subito la domanda è: quali sono stati gli errori di Cosmi ieri, se ci sono stati? Ma ieri più che parlare degli errori di Cosmi, secondo me la formazione, intanto sono d'accordo con quello che diceva Antonio, io penso che tenere fuori squadra un giocatore come Ragusa, ma io dico anche come Matteo Politano, è una sorta di offesa al calcio. Però è esclusa questa scelta, che comunque ci può stare, perché l'allenatore è chiamato a fare delle scelte a moltissimi calciatori nella parte offensiva, quindi in qualche modo dovrà ruotare i calciatori. Penso che questa sia un'annata, anche se deve vivere la sua parte più importante, ormai da archiviare da un punto di vista della bellezza del calcio che poteva esprimere questa squadra, o degli obiettivi che può conquistare. Arrivato a questo punto della stagione, con Cosmi arrivato in corso d'opera, io penso che bisogna un po' tutti mettere da parte le critiche al gioco, al bel gioco, a chi poteva giocare e chi non poteva giocare, e invece concentrarsi, parlo per la squadra ovviamente, noi che facciamo i critici insomma possiamo continuare a fare queste nostre dissertazioni, concentrarsi soltanto sugli obiettivi, che è quello di centrare i playoff e sul fatto di conquistare i punti, perché non credo che questa squadra abbia in sé le capacità di riscattare un'annata molto deludente dal mio punto di vista, perché anche in questo caso penso che si sia fatto un errore di valutazione complessivo, cioè un po' tutti abbiamo sopravvalutato il valore di questa rosa. I fatti stanno dimostrando che non era così forte, e che probabilmente nemmeno il cambio di allenatore, teniamo presente che il Pescara ha avuto in panchina quest'anno due tra i migliori allenatori non solo della Serie B, ma allenatori che potrebbero tranquillamente allenare anche in Serie A, ci dicono che quindi l'annata non è tra quelle da ricordare. Però paradossalmente, detto questo, stiamo assistendo a un campionato di Serie B tecnicamente molto scarso, e nonostante le sconfitte e ripetizione del Pescara, le sei consecutive di Marino, la squadra è ancora lì, cioè basta poco per centrare l'obiettivo dei playoff, per cui io credo che questa squadra alla fine potrebbe, in un campionato lungo e deludente dal mio punto di vista, potrebbe riservare invece proprio nella coda la parte più positiva, per cui io direi che diciamo il giudizio sull'estetica di questa squadra, o il giudizio su quello che poteva essere e non c'è stato, secondo me va un po' messo da parte, e vanno considerate le scelte in relazione a quello che pensa Cosmi. Dipenderà Cosmi è determinante in questa parte finale del campionato, perché deve decidere se puntare su tutto il gruppo e arrivare ai playoff, oppure fare delle scelte che possono scontentare qualcuno
ma motivare molto di più quelli che giocano. Non è una scelta facile, vedremo, è un allenatore che ha sicuramente molta esperienza e ha costruito le sue fortune di allenatore proprio sulla conoscenza, cioè sul rapporto diretto con il gruppo, e più che da un punto di vista tecnico, da un punto di vista proprio umorale del rapporto, della gestione dello spogliatoio e della gestione di questa con i media. Per cui io da questo punto di vista, ed è l'unico, sono abbastanza fiducioso per questo finale di stagione. Scusami, intanto ha raddoppiato il Napoli, Mertens, 2-0 all'81esimo. Grandissima partita di Lorenzo Insigne, sì, sono arrivato un po' tardi perché mi stavo guardando la partita. Sì, ha propiziato il primo gol, sì, il primo gol di Calle Conde. Sì. Posso fare una piccolissima chiosa? Volevo oggi ricordare, oggi è il 30 marzo, 2 anni fa moriva Franco Mancini, quindi oggi è un giorno in qualche modo triste perché ricorrono i 2 anni della morte di Franco, nello stesso tempo però può essere... probabilmente per tutti gli appassionati del calcio pescarese, non solo, può essere anche un giorno bello di memoria, e volevo ricordarlo perché è stato un elemento importante della cavalcata pescarese di 2 anni fa, un uomo che ha avuto una grande carriera di calciatore in Serie A e uno dei principali collaboratori di Mister Zeman. Lo hanno ricordato oggi in campo in provincia di Foggia a Manfredonia, l'ho ricordato ieri il Foggia che ha giocato e vinto per 6-1 contro il Castelrigone con una maglia celebrativa che sarà messa all'asta per poi devolvere il ricavato in beneficenza. Penso sia giusto ricordarlo anche dalla Domenica Sportiva, perché ha contribuito assieme a tutto quel gruppo fantastico a regalare forse una delle annate più belle della storia del calcio a Pescara. Certo, grazie Oscar per averci ricordato questo personaggio che appunto ha contribuito insieme a Zeman e a quel fantastico gruppo di 2 anni fa alla promozione della Pescara in Serie A. Sorelle di Camillo, con voi parliamo del Chieti perché siete molto vicine alla società del Chieti Calcio, oltre che giocare, ricordiamo, nel Chieti Calcio femminile. 4 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 6 giornate. Giada, che cosa è successo secondo te al Chieti dopo quel guizzo che c'era stato con l'arrivo di De Patre? Esatto, 4 sconfitte e 2 pareggi che deludono, diciamo, anche oggi l'abbiamo visto. Io ancora vedo le immagini, ho saputo di qualcosa, ho saputo delle proteste. Probabilmente giuste, probabilmente sbagliate, non lo so, sicuramente c'è tanta delusione, tanta amarezza, soprattutto quando vedi una squadra quasi totalmente smarrita, no? All'interno del campo, una squadra quasi, ripeto, demotivata. Io l'ho vista, ho visto la partita all'Angelini 2 domeniche fa, quando noi comunque riposavamo. E ho visto una domenica squadra... scorsa, perché ha avuto due gare interne, allora 3 domeniche fa. Tre domeniche fa, probabilmente sì. Sì. Non mi ricordo, contro il Sorrento. Una squadra smarrita che ha parecchie difficoltà. Mi dispiace tanto, in quanto anch'io da giocatrice vedo che la voglia potrebbe essere di più, appunto. Speriamo, abbiamo visto che ci siamo allontanati dalle prime 8 posizioni, vediamo un attimino. Giulia, si profila un ritorno di Limeo, quindi si torna alle origini per quanto riguarda questo campionato, può essere giusto secondo te? Allora, io partiamo dal presupposto che comunque sono un pochettino contro i continui cambi di allenatore, che comunque fanno perdere molta stabilità alla squadra, creano insicurezza nei giocatori, che poi la sicurezza dei giocatori è importantissima. Sicuramente se Di Meo è stato comunque mandato via è perché non era giusto per la squadra, perché altrimenti comunque si faceva rimanere l'allenatore Di Meo. Se è arrivato De Patre, a mio parere bisognava comunque dar fiducia, anche se comunque siamo in un momento, dico siamo perché comunque sono molto tifosa del Chieti, siamo in un momento comunque molto critico e bisognava, secondo me, comunque non è ancora detto che torni Di Meo. Però magari se restasse comunque De Patre sarebbe la scelta più giusta, perché comunque è giusto che si lotti fino alla fine comunque con lui che è stato scelto, appunto, che è subentrato a Di Meo. Alessio Peroni, il Teramo oggi ha dato una risposta molto forte a quelle che erano state le critiche nelle ultime settimane. C'era stato un punto nelle ultime 4 partite soltanto prima di questa vittoria sonante di oggi. Che cosa è successo a merito di Campitelli, del presidente che oggi è stato in panchina ad assistere alla partita? Sì, ci fa piacere, perché comunque sì, oggi è stato vicino a noi il presidente, ma abbiamo dato una risposta.
credo giusta anche nel rispetto insomma della nostra tifoseria, perché comunque abbiamo fatto un campionato importante. Poi è chiaro che comunque nel corso di fine stagione ci può stare un calo di tensione, ci può stare comunque sia un adagiamento, però dai, oggi abbiamo comunque la squadra risposta in maniera importante, nonostante comunque avevamo diverse assenze per squalifiche e infortuni, quindi siamo molto contenti perché non abbiamo potuto comunque gioire appieno il fatto che una nostra concorrente, il Tutto Cuoio, è riuscita a vincere, quindi non abbiamo avuto la matematica promozioni in prima divisione, però come detto ci manca un solo punto, speriamo insomma domenica contro l'Arzanese di poter raggiungere l'obiettivo già da domenica. Io sono convinto comunque, si è adesso vedendo comunque la classifica, vedendo il Teramo al secondo posto a solo 3 distanze dal Cosenza, chiaro che è il primo nostro obiettivo, come sempre prefissato, è quello di raggiungere la matematica promozione, però se comunque continuiamo a mantenere questa gradatoria, chiaramente il pensiero va anche al primato, perché insomma voglio dire, cioè, non è proibitivo insomma vista la classifica. E naturalmente più tardi vedremo i servizi relativi a Chieti, Poggibonsi e Teramo Vigor Lamezia. Ora torniamo in Serie B, si è giocata la 31ª giornata, vediamo il quadro dei risultati e la relativa classifica. Avellino Cittadella 1-0, Empoli Juve Stabia 2-1, Latina Carpi 1-0, Modena Spezia 0-0, Padova Lanciano 5-1, Pescara Regina 2-2, Siena Brescia 2-1, Trapani Bari 3-4, Varese Palermo 1-2, Cesena Novara 2-0, Crotone Ternana 1-1. La classifica: Palermo 63 punti, Empoli 53, Cesena e Crotone 50, Siena Trapani 49, Avellino Virtus Lanciano Latina 48, Pescara 45, Spezia 44, Modena 42, Ternana 41, Bari, Brescia, Carpi e Varese 40, Novara 35, Padova 30, Cittadella 29, Regina 27 e Juve Stabia 16. E su questo indigesto pareggio della Pescara con la Regina, il servizio di Massimo Profeta. Persa un'occasione a dir poco irripetibile, i rimpianti sono assolutamente giustificati, non per la prova senza dubbio deludente, ma per la mancata vittoria che sembrava ormai acquisita dopo il nuovo sorpasso firmato al 40esimo della ripresa da Beppe Mascara. E invece trascorrono solo 2 minuti, come nella prima frazione la difesa si eclissa e Fischnaller gela l'Adriatico, 2-2 Regina senza rubare assolutamente nulla ai due tecnici Cosmi e Gagliardi. Che cosa non ha funzionato? I primi 15 minuti abbiamo corso poco e male, poi la squadra ha iniziato a fare qualcosa di diverso, anche nel secondo tempo insomma ho provato alcune situazioni con Cutolo magari che desse più spazio, perché sugli esterni poteva mandare e centralmente qualche difficoltà l'avevamo, però è successo troppo poco, però individualmente poi abbiamo subito 2 gol che normalmente non bisognerebbe prenderli. Poi si vede, dai, ci sono dei giocatori che ancora non riescono a trovare una condizione e la difesa ogni sabato sei costretto a cambiarla e non è facile, perché se tu trovi un assetto definito è meglio insomma. Ragusa stenta a ritrovarsi, cosa? Non so, ditelo voi, io non commento più su Ragusa perché poi... Senta, l'avete pensata e interpretata bene questa partita? Beh, questo mi fa onore. Io e Zanin abbiamo lavorato tanto dal punto di vista tattico per preparare questa partita contro un Pescara che noi temevamo. La squadra ha dimostrato di essere viva, di essere cresciuta e perché no, ha un timbro nel modo di stare in campo che sicuramente migliorerà da qui alla fine. Il timbro Zanin-Gagliardi. Ce l'ha con l'arbitro, no? No. Abbiamo sentito alcune sue registrazioni. No, registrazioni probabilmente me ne faccio, come si dice, io sono stato quelle che le ha fatte, però non tanto per biasimare l'intera classe arbitrale. Però lei lo fa per scuotere l'ambiente, dica la verità. E io spesso e volentieri, per questo. Allora, l'ambiente di Reggio era morto. Io devo inventarmi qualche cosa, io non sono un allenatore che deve vincere i campionati, devo cercare di scuotere prima di tutto i miei calciatori insieme a Zanin, no? E tutto l'ambiente che è dentro la Regina. Poi se riesco a scuotere pure quelli che fino a ieri remavano contro, io ci sono uscito nella doppia impresa e dei rematori contro ce n'erano tanti. Intenzionata Pescara le porta fortuna, perché nell'unico incrocio prima di quello di oggi, io l'ho ricordato in serie di presentazione, lei batte il Pescara nel 96 1-0 gol di Aglietti.
È vero. Io sono, ricorda, me lo ricordo. Miracolosa salvezza. Miracolosa salvezza, e che ha dimostrato grande cuore allora e che tende a ripetersi anche in quest'annata. In soli 4 giorni, il meglio e il peggio della gestione Cosmi, a prescindere dalle assenze. Eccellente il Pescara di Latina, sottotono quello con la regina, non la prima della classe, anzi la penultima, con tanto di difesa simil Groviera. Ben 51 reti al passivo, ai margini Schiavi, Bova, Ciosec, Capuano, Samassà. Il tecnico perugino deve rinunziare anche all'apporto di Pellizzoli per un problema agli adduttori. Torna così tre pali a Emanuele Belardi, 9 stagioni in maglia Amaranto. Difesa inedita formata dal trio Salviato, Zauri, Bocchetti, in mediana Zuparic, interditore, Mascara e Brugman in cabina di regia. Sulle fasce davanti stessi interpreti del blitz di martedì scorso. Per contro 4-3-1-2, sbaffo con licenza di svariare nella terra di nessuno a ridosso del tandem di Michele Dumitru. Spigliati e aggressivi i calabresi, ovvero ciò che almeno nelle intenzioni avrebbero dovuto essere biancazzurri, da subito in difficoltà. Barilla impegna Belardi che al 13° neutralizza in bello stile il sinistro scagliato da Davide Di Michele. Un attimo dopo altro brivido, ma Lucioni di testa su corner di Dall'Oglio non inquadra allo specchio. Zauri e compagni si destano e al primo tentativo sbloccano il punteggio con questo diagonale radente di Brugman. Palo interno, rete. L'ex Pigliacelli è battuto, 1-0 Pescara. Quarto sigillo per l'uruguagio e gioia che dura però lo spazio di 120 secondi. Lancio di sbaffo, difesa scoperta e gioiello dell'immarcescibile Davide Di Michele. 38 anni suonati, piatto al volo di altissimo profilo tecnico che lascia di stucco Belardi. Tutto da rifare per i biancazzurri che perdono Rossi, guai muscolari. Al suo posto Ragusa che dopo qualche minuto viene dirottato a destra al 38°, un lampo nel grigiore di un primo tempo assolutamente anonimo. Mascara ispira, Balzano rifinisce con un gran cross, volley di Ragusa fuori di un'inezia alla sinistra della porta calabrese. Ripresa, stesso cliché, regina spavalda, invito di sbaffo in scivolata. Mascara rischia un clamoroso autogol che Belardi scongiura con un riflesso prodigioso. Il Pescara reagisce, Brugman ricama splendidamente per Balzano che spreca tu per tu con Pigliacelli, la palla resta lì, sbaffo pulisce l'area. Al 16° esce Caprari, entra Cutolo che parte decentrato 4 minuti più tardi. 20° lungo traversone di Balzano con i tempi giusti Ragusa, di contro balzo, palo, Fischnaller per sbaffo. Al 32° invece Maniero rileva Sforzini. 40° cross di Cutolo, Bocchetti prolunga di testa per Mascara che si coordina e al volo non lascia scampo a Pigliacelli. Prodezza, la seconda consecutiva siglata all'Adriatico dall'attaccante di Caltagirone. Quel che più conta, Pescara di nuovo avanti, sembra fatta ma così non è. Passano solo 2 minuti, il ruento Balzano su Fischnaller subentrato a sbaffo, punizione regalata, batte Dall'Oglio, qualcuno si eclissa, testa di Fischnaller, Belardi devia, ma non basta, una colata di ghiaccio sull'Adriatico. All'ultimo respiro invece Cutolo calcia maldestramente da posizione più che privilegiata e così tra rimpianti e fischi fragorosi ma meritati finisce 2-2. Domenica sportiva in diretta su Rete 8 Sport, bussano alla nostra porta i tifosi da casa che pongono domande agli ospiti. La prima è da Luca da Bologna per Oscar Buonamano. Ieri la conferma che il Pescara non è una squadra ad alti livelli, quando serve quel qualcosa in più questa squadra non ce l'ha. Oscar. È vero, come dicevo prima abbiamo sbagliato un po' tutti nel valutare la rosa di questa squadra. Non è, i giocatori valgono complessivamente tutti meno di quello che si pensava e lo testimonia il fatto che il Pescara è stato costretto a cambiare l'allenatore, un allenatore importante come Pasquale Marino, e ricorrere alla cura Cosmi. Però questa squadra non è in grado di fare il salto di qualità, non è in grado di farla sia per la qualità dei giocatori, adesso direi anche per il gioco e anche per un avvitamento nel quale si sta andando a imbucare Cosmi proprio sulla questione di Ragusa. Io direi anche di Politano, un giocatore Politano dal talento cristallino, ha segnato 6 gol giocando non tantissimo e che invece con il gioco di Cosmi sono entrambi penalizzati, perché Cosmi non predilige l'utilizzo dell'ampiezza del campo, non gioca, cioè non utilizza tutto il campo per esprimere il suo gioco, ma tendenzialmente occupa una porzione molto limitata, la parte centrale del campo, quindi gli esterni in questo senso li utilizza molto poco.
e tendenzialmente non ha la possibilità di dare campo a questi giocatori, quindi sono d'accordo con la domanda. È una squadra che non è in grado di fare il salto di qualità, però gli elementi di indubbia qualità che ha in rosa e di esperienza potrebbero essere determinanti e decisivi in questa parte finale del campionato. Grande Totò De Leonardis. Su sto fatto che la squadra non è in grado, che l'abbiamo sopravvalutata, io non sono d'accordo, scusami Oscar. Secondo me intanto l'ha sottovalutata Marino, è stata la prima cosa, il primo problema di questa squadra, cioè il fatto che questa era stata una squadra impostata sui giovani, la campagna di acquisti d'estate era stata fatta su quello, ma Marino, come sai, è una politica che non ha accettato, anzi li ha emarginati tutti i giovani, inizialmente lo stesso Politano, e li ha mandati via a gennaio quando c'era la possibilità di rifare la squadra puntando su giocatori d'esperienza. Detto questo, voglio dire, nel senso che comunque se c'è stato un errore, secondo me è stato l'errore di partenza, perché il campionato che deve fare il Pescara, la politica che deve fare il Pescara secondo me è quella dei giovani in particolare. Basta vedere quello che sta facendo il Crotone con una squadra di ragazzini che sta, insomma, sta terzo in classifica, ma in Serie B credo che questa sia la politica. Al di là di questo, credo che poi i valori, non è che possiamo dire in assoluto che questa non è una squadra che non può, cioè è sopravvalutata, è una squadra sicuramente a livello di moltissime altre formazioni, quindi il problema è dentro la squadra, secondo me, quello da, poi chiaro, l'assetto tattico a questo punto è una squadra nell'organico non molto equilibrata, ci sono troppi esterni, ci sono due punte centrali che però nessuno dei due danno grandissimo affidamento, per cui però il problema di dover lottare comunque, come del resto ha fatto finora, a parte questo lunghissimo blackout determinato credo in particolare da Marino, la squadra è stata sempre all'altezza delle prime, ha chiuso l'andata al terzo posto, ha iniziato la grande campionato, quindi io credo che sia sicuramente all'altezza delle altre, perché come hai detto tu è un campionato veramente basso di livello, per cui non è che ci dobbiamo inventare, cioè, cercare una squadra assolutamente superiore, nemmeno il Palermo è assolutamente superiore, però è una squadra che ha raggiunto la sua identità, ha sicuramente valori più importanti, soprattutto in attacco ritengo io, perché lì ha una varietà di scelta allucinante, e ha trovato questo equilibrio strada facendo e anche queste certezze. Il Pescara purtroppo non riesce a trovarle. Credo che il problema di questa altalena sia stato determinato anche dalla gestione un po' cervellotica portata avanti dall'estate in poi. Quindi, però adesso i valori della squadra non credo che siano da buttare, sono valori che possono anche far pensare che si possa ottenere, come hai detto tu, questo obiettivo, perché alla fine, voglio dire, se andiamo a vedere le altre, qual è la differenza? Credo che sia, ma io, se posso, concordo, nel senso che la visione è identica, soprattutto sul gruppo dei giovani. Per me è stato davvero un errore madornale mandare via un giocatore come Federico Viviani, che secondo me poteva coesistere benissimo con Brugman, come è stato un errore non puntare dall'inizio su Matteo Politano e sullo stesso, non in alternativa, ma insieme a Ragusa. Dico però che complessivamente, Antonio, è vero, diciamo, tutto questo è vero, però su alcuni giocatori secondo me un errore di valutazione è stato fatto. Per esempio un giocatore come Andrea Rossi, per fare nomi, o un giocatore come Aniello Cutolo hanno reso molto di meno di quello che almeno io mi aspettavo. Pensavo che Rossi fosse un giocatore importante, si è rivelato un giocatore da 5 in pagella quasi tutte le domeniche, e tutti i sabati, scusate. Quindi c'è un po' di questo, e poi di suo ci ha messo molto Pasquale Marino, ma credo che anche Cosmi, nonostante la striscia di risultati sia comunque positiva per Serse Cosmi, stia cominciando a introdurre degli elementi che potrebbe pagare la squadra. Adesso leggiamo altre email. C'è Antonio che scrive a un nome di un gruppo di tifosi che con un bel bicchiere di vino brindano alla salute dell'America sportiva. Noi non possiamo brindare perché non abbiamo i bicchieri, ma vi auguriamo tanta salute, l'auguriamo anche a voi. Allora, Totò Grande, Totò Leonardi scrivono Super Baffo del Delfino e ti chiedono: non è meglio Rizzo di Zuparic? Questo non fa due passaggi di fila. Beh, mi sembra che nemmeno Rizzo li faccia, insomma, faccia un po' fatica, voglio dire. No, piuttosto io penserei magari a rimettere nel circolo Nielsen, che è un giocatore secondo me molto, molto affidabile, proprio per
Il problema di questa squadra è proprio quello di avere una mentalità un po' più offensiva. Credo che Nissen sia un centrocampista che questa squadra potrebbe dare qualcosa in più. Questo credo che sia uno degli elementi su cui puntare per trovare un assetto anche diverso, un po' più cioè che abbia un po' più di sicurezza anche in fase offensiva, perché questo è vero che servono 15, 16, 17 punti, però per farli bisogna avere anche l'atteggiamento giusto, insomma. Domanda sempre da questo gruppo di tifosi per Giulia e Giada: a chi vi ispirate dei calciatori italiani? A me quando fanno questa domanda mi viene sempre da sorridere, perché il primo calciatore al quale penso è Materazzi, che ormai per la grinta e la determinazione che ci metteva in campo quando giocava. Attualmente poi, se devo pensare, è Maicon per le sue caratteristiche. Io, essendo terzino, comunque sia mi piace il suo modo di giocare, il suo modo non solo di difendere ma anche di attaccare e aiutare in fase offensiva la propria squadra. Come Materazzi non hai la stessa grinta anche in senso, diciamo, di reazioni, no? Se devo essere sincera, sì. Ce l'ha, è molto grinta, sì, una picchiatrice. Sì. E tu invece, Giulia? Io invece sono un mediano davanti alla difesa, quindi comunque cerco di ispirarmi al meglio che abbiamo in Italia, quindi Andrea Pirlo. Anche se comunque io dico sempre che il mio idolo è Francesco Totti, quindi lo ribadisco anche questa sera. Ispirarsi a un uomo è facile. È facile perché comunque loro sono dei campioni, quindi comunque più che, ovviamente mi ispiro, sicuramente sono molto lontana dalla bravura di Andrea Pirlo, che comunque è inarrivabile da tanti uomini, quindi figuriamoci comunque da una donna. Però non è difficile, perché comunque loro noi vediamo quasi la perfezione, quindi comunque è anche bello poter imitare e comunque prenderli come esempio. Per crescere. Matteo da Teramo scrive ad Alessio Peroni: domenica prossima, per festeggiare l'approdo nella Lega Pro Unica, ingresso gratis allo stadio per tutti i tifosi? Lo facciamo dire da lui, dal presidente, dai, non so, adesso vediamo. Comunque, come dicevo prima, sicuramente ci troveremo martedì con il presidente, vediamo comunque di studiare una politica per far sì di festeggiare questa giornata come giustamente deve essere fatto. Il Pescara manca di una solidità di base, scrive Max della Curva Nord, ma ce la faremo e ai playoff si impauriranno tutti. Siete d'accordo, Oscar e Antonio? Ce la può fare, sì, ce la può fare, a patto che si resti un po' appunto coi piedi per terra, che ci sia questa capacità, soprattutto all'interno del gruppo, tra Cosmi e giocatori, di portare avanti questo a prescindere dalle polemiche che girano, perché chiaramente la delusione è stata forte. Per esempio, io faccio l'esempio di Cutolo. Cutolo è uscito tra i fischi perché ha fallito un'occasione che poteva dare la vittoria. È anche vero che prima ha fornito l'assist per il gol di Mascara, però il problema è che questo giocatore si sta spendendo la sua stagione a spizzichi e bocconi, cioè era stato presentato come il fiore all'occhiello di questa squadra e poi invece ha perso il posto, è stato utilizzato male dal predecessore di Cosmi, ancora adesso stenta a trovare quei 15-20 minuti. Secondo me credo che sia stato l'unico, ha avuto meno occasioni di Sporsini, per fare un esempio, nel senso che Sporsini, nonostante non fosse al meglio della condizione, ha avuto questa fiducia da parte del tecnico, ha reagito bene. Dà l'impressione di faticare, onestamente, però credo che, insomma, anche Cutolo è un giocatore che va recuperato all'interno del gruppo. Io credo che queste capacità Cosmi ce l'abbia e proprio per questo sono fiducioso, insomma. Oscar, questa reazione di stizza che ha avuto Cutolo verso i tifosi ieri? Ma secondo me un giocatore non dovrebbe mai rispondere ai fischi del pubblico. Il pubblico paga, ha il diritto di applaudire, ha il diritto di non battere le mani, quindi secondo me ha sbagliato Cutolo a rispondere. Il Pescara ce la può fare perché, come dicevo, il campionato è di un livello tecnico molto basso e se Pescara c'entra i playoff ha gli uomini giusti nella rosa per poter vincere le partite anche giocando male. Ed ora ci occupiamo della Virtus Lanciano e di quella che è stata già definita la peggiore sconfitta subita dai rossoneri. Il servizio di Paolo Durante. Arriva il primo rigore della stagione, ma arriva anche la sconfitta più pesante per la Virtus, un 5-1 che ridà fiato al Padova, mentre frena ancora, dopo lo stop interno con il Crotone, il volo d'alta classifica dei rossoneri, comunque rimasti in zona playoff. Scherzi che riserva il calcio, sempre imprevedibile, come imprevedibile è stato il crollo nel secondo tempo del Lanciano, che dal possibile 2-1, Falcinelli appena entrato si è divorato un gol, si è ritrovato di nuovo sotto contro un Padova, trascinato da uno degli ex, Riccardo Improta, autore in tre minuti di una doppia
dieta mortifera che di fatto ha chiuso l'incontro, ma non il risultato, arrotondato dai bianco scudati nel finale con i gol di Vantaggiato e Rocchi. Un pomeriggio da dimenticare in fretta, così come da gettarsi alle spalle il Tour de Force, tre gare in sette giorni che ha fruttato a Lanciano la miseria di un punto. Baroni, come sua abitudine, cambia qualcosa, rientra Menta, che torna a far coppia in difesa con Trust, sulla corsia di destra fiducia ad Aquilanti, a centrocampo la sorpresa Germano, schierato con Casarini e Bukel, nel tridente torna Di Cecco insieme a Comi e Gatto, nel Padova Serena recupera Benedetti e Cuffa, tra i veneti oltre ad Improta c'è un altro ex Almici, arbitra Ciampi di Roma 1. Il primo vero tiro in porta è del Padova, ventesimo, punizione velenosa di Pasquato, sventata in angolo da Sepe. Ribaltamento di fronte, Casarini lancia Gatto che non controlla un pallone davvero invitante. Ventottesimo, Padova in vantaggio con Kelic che sfrutta un calcio di punizione in sacca di testa in mezzo a tante maglie rossonere. Per il giocatore si tratta del primo gol stagionale. Il Lanciano pareggia al 41esimo con Comi che trasforma un penalty, Ceccarelli stende in area Germano, il tiro di Comi dal dischetto è imparabile, secondo centro con la maglia rossonera. Il primo tempo va dunque in archivio sul risultato di parità. Ripresa nel Padova subito dentro Melchiorri per Musacci. Quarto minuto, grande occasione per i biancoscudati, Improta tu per tu con Sepe, angola troppo la conclusione. Non fa meglio Falcinelli, subentrato al posto di Gatto, il giocatore si fa parare il tiro da Mazzoni. Ancora padrone di casa pericolosi con il nuovo entrato Melchiorri, il suo destro viene disinnescato da Sepe. Al 14esimo inizia lo show di Improta, il giocatore sfrutta tutta la sua velocità e infila con un diagonale preciso Sepe. Baroni è preoccupato e difatti tre minuti dopo ancora Improta si inserisce negli spazi concessi da Lanciano e Fattris, Padova in vantaggio 3-1 e Virtus alle corde. Nel Lanciano entra anche Turchi per Mammarella, ma la partita la chiude definitivamente il Padova che al 39esimo cala il poker con Vantaggiato. In pieno recupero c'è anche spazio e gloria per Rocchi che mette il suo sigillo al match. Il Padova è risorto, la Virtus dovrà farlo sabato prossimo al Biondi contro il Modena. Ed eccoci alla Domenica Sportiva di nuovo in diretta per commentare questa sconfitta e in particolare questa settimana negativa della Virtus Lanciano che in tre giornate ha perso almeno per ora la possibilità di una promozione diretta. Scrive Carmine da Lanciano, ma si possono prendere 5 gol dal Padova? Credo che si siano montati la testa, vero Oscar Buonamano? E poi chiede a Totò che cosa ne pensi di Baroni. Ma Baroni, io ho seguito il Lanciano, ho seguito alcune partite del Lanciano nel girone di andata quando andava molto bene. Devo dire che non mi ha mai entusiasmato il gioco del Lanciano, l'ho visto vittorioso più volte in casa. E vorrei ricordare che Baroni in tutte le interviste post partita, e non credo che siano delle frasi dette diciamo così per dire, ha sempre ribadito che l'obiettivo di questa squadra non era quello di essere promosso in Serie A. Quindi io riporterei tutti in una dimensione diversa rispetto al Lanciano. Io credo che abbia fatto un campionato molto sopra le righe, molto di più rispetto alle aspettative, e che ha diciamo, arrivato nella parte più importante, vuoi perché non ha le physique du rôle, vuoi perché i giocatori probabilmente non sono pronti per questa cosa, può risentire. Resta il fatto che il campionato è straordinario del Lanciano, dal mio punto di vista non è una delle squadre che può aspirare ad andare in Serie A. Antonio, cosa ne pensi di Baroni? Ha fatto un ottimo campionato, io credo, cioè, giudicare il lavoro dell'allenatore di una squadra per questa batosta credo che sia generoso, perché insomma io non so quali siano i motivi, le partite storte nascono, possono succedere, che so, è successo che so anche a Trapani, ha perso 4-3 in casa col Bari, una squadra che sembrava in crisi, però l'allenatore credo che sia è in grado di capire qual è il motivo di questo improvviso blackout della squadra, perché 5-1 è pesante, non da dire, può lasciare il segno, a patto che insomma si riesca a reagire insieme, a capire con i giocatori che cosa può essere capitato. Al Padova è già tutto bene, il Lanciano non ne ha azzeccata una, quindi è stata veramente una debacle del tutto inattesa, direi, ma va secondo me va assorbita nel modo giusto, perché comunque vada il Lanciano in zona playoff c'è ancora e ha questa possibilità come le altre di lottare fino in fondo. Ercole scrive a Giada Di Camillo, ma in Serie A in un modo o nell'altro ci arriveremo. Ercole Lanciano. Il Lanciano? Sì, pensavo noi, speravo.
Speriamo di sì, io penso che sia stata comunque una bella annata per il Lanciano, inaspettata comunque sia, quindi penso che per i tifosi del Lanciano sia stato tutto molto fantastico, tutto bello. Ora, come dicevamo qui in studio, prendersela per una sconfitta così pesante, sì, può rimanere l'amaro in bocca, però comunque sia, parlo anche da tifosa del Lanciano, siamo in lotta per il campionato e per vincerlo, perché non sperarci, insomma. E c'è una domanda tecnica da Marco da Lanciano per Giulia. Ha fatto male Baroni a rivoluzionare la formazione passando al 4-2-3-1 contro il Padova? Ma io penso comunque che nelle partite, adesso noi in Italia siamo molto legati alla tattica, io penso che comunque poi le partite al di là della tattica si vincano anche in altro modo. Sicuramente un risultato, comunque un 5-1, è comunque molto molto pesante. Però, come dicevamo, il Lanciano fino ad ora ha fatto un campionato abbastanza impeccabile, nessuno si aspettava un campionato condotto così alla grande, comunque sempre nei primi, fra i primi posti, comunque sempre al vertice. Io penso che comunque più che un errore di Baroni bisogna comunque anche rendersi conto che parliamo di una squadra che probabilmente non era nemmeno preparata ad arrivare a questi livelli, quindi a lottare davvero per andare in Serie A. Io penso che comunque bisogna sicuramente rialzarsi, il Lanciano lo farà perché io penso che comunque ai play-off arriverà. È difficile andare in Serie A perché comunque abbiamo squadre come Palermo, come Empoli, come Siena, Cesena che comunque stanno dimostrando, anche il Pescara, che comunque probabilmente hanno quel qualcosa in più, però in bocca al lupo al Lanciano e speriamo appunto che almeno ai play-off arrivi e magari li riesca anche a vincere. E poi c'è Marina da Lanciano che chiede ad Antonio quali sono i giocatori da trattenere in caso di promozione in Serie A nella Virtus Lanciano, ovviamente. Direi che questo è proprio un discorso che non vale la pena nemmeno aprire, ma vale non vale per il Lanciano, vale pure per il Pescara, l'ho già detto altre volte, tra la Serie A e la Serie B c'è un abisso, sono due mondi diversi, per cui pensare adesso a che tipo di squadra fare mi sembra del tutto fuori luogo, non vale la pena nemmeno parlarne. No, piuttosto volevo tornare un attimo sulla questione dei moduli, nel senso che in effetti Baroni per tutta la giornata andata ha sempre giocato con questo 4-3-3 anche abbastanza difensivo, diciamo, non che da molta... nella seconda fase ha cominciato a cambiare spesso modulo, ha provato 3-5-2, 3-4-3, ha fatto diversi cambiamenti anche in corso d'opera. Io non vorrei che insomma avesse preso la mano questo fatto di sopravvalutare magari anche la capacità di reazione del gruppo, perché a volte può portare anche a non avere ben in mente la situazione. I moduli si fanno, ma li devi studiare, ci devi lavorare durante l'allenamento, non è che li puoi cambiare così come in base alla partita che pensi tu. Questo spesso lo fa la Juve, magari, però la Juve parliamo di un'altra squadra. Esatto, è tutto un altro livello, voglio dire. Io non vorrei appunto che lui abbia in questa periodo sopravvalutato la forza della sua squadra, anche la capacità di applicare un certo sistema di gioco, di cambiarlo magari in corso d'opera. Credo che sia una cosa molto difficile, per cui anche questo forse è una valutazione da fare tra allenatore e squadra, secondo me. E intanto, a proposito di Juve, Antonio, vogliamo dare i risultati definitivi? 2-0, 2-0, gol appunto di Callejon e Mertens, finita 2-0, la sconfitta della Juve, quante partite? Tantissime, che non perdeva, comunque insomma ha perso. Sì, e poi tra l'altro la Juve che resta saldissima al comando della classifica, insomma. La Juve che non vince al San Paolo adesso da 15 anni, quindi si rinnova questo sortileggio per i bianconeri a Napoli. E c'è un telespettatore che chiede alle due sorelle di Camillo in quali giocatori della Virtus Lanciano vi identificate. Marco da Lanciano. Io non li conosco. Allora, a me piace molto Bukel.
Booker, che è un po' la rivelazione quest'anno. No, non è che si senti, poi... cioè, ti piace Booker come... No, no, come giocatore, ah, come assolutamente giocatore. No, no. Non è il mio tipo, no, per l'altro aspetto. No, tu già per non conoscere i giocatori della Virtus, però Giulia, potresti dire tu a chi somiglia un po' tatticamente, tecnicamente tua sorella, di un giocatore della CIA? Tatticamente? Allora, a chi puoi somigliare? Ma sinceramente è una domanda molto difficile, forse... Un Mammarella, non so... Ecco, Mammarella ha i piedi molto fini, forse... Ecco, beh, era l'unico che conoscevo, No, però magari, che non dai, mi... magari diventerà come Mammarella. Varo per ruolo, così, insomma, Troest, non so... Ecco, forse Troest. Troest, sì. Troest, sì. Vado adesso... sulla fiducia. Adesso volevo chiedere a Antonio Leonardis e a Oscar Buonamano se... dopo questa settimana nera per la Virtus Lanciano, le chance di andare in Serie A direttamente sono realmente perse? Ma direttamente, secondo me il Lanciano non è mai stato in corsa per essere promosso direttamente, dobbiamo tenere presente... Però quasi ci si credeva negli Udinese. Sì, però va sempre tutto un po' riportato nella giusta dimensione. C'è il Palermo che ha dimostrato anche a Pescara di essere nettamente superiore alle altre squadre, sia nel valore dei giocatori, sia nel valore del tecnico. Poi c'è una squadra come il Siena che se non avesse avuto la penalizzazione di 7 punti adesso starebbe già trionfalmente accompagnando il Palermo in Serie A. Quindi direi che Palermo, Siena e Empoli sono in questo gruppo di testa le squadre che sono tra queste tre, probabilmente uscirà la seconda squadra promossa direttamente in Serie A. Il Lanciano può, se questa sconfitta non ha le ragioni che portava Antonio, non lo so, perché se dovesse essere questa la vedo abbastanza difficile, se il Lanciano riesce a mettere da parte questo brutto scivolone di Padova e ricominciare a giocare come ha fatto per tutti i gironi di andata, una squadra molto corta, reparti molto vicini tra di loro e sostanzialmente andare in gol appunto attraverso la giocata del calcio da fermo, quindi cioè senza grandi voli pindarici, potrebbe riagganciare, cioè restare nel treno dei playoff e giocarsi le carte, diciamo, a fine stagione, quando conterà più che il tasso tecnico probabilmente la motivazione e anche la preparazione fisica. Antonio, questo ottavo posto adesso è ingeneroso per il Teramo, per il Teramo, per il Lanciano. No, più o meno, rientro di no, no, è solo qualche battuta al resto di troppo, però ci sta, la posizione è sempre molto interessante. Io, per quanto riguarda la promozione diretta, credo che le candidate principali siano appunto l'Empoli, il Siena e ci aggiungo il Cesena, che ha un andamento, non è una squadra che brilla, però è molto simile al Palermo come caratteristica, ha attaccanti che fanno gol, adesso ha ritrovato Marilungo che non faceva gol da tanto tempo e poi c'ha questo straniero che segna tutte le volte che entra in campo. Credo che queste siano le tre squadre più accreditate, però la classifica dice che fino al Pescara ci sia questa possibilità di rimontare, perché 10 giornate sono tante, 5 punti di differenza non è che siano la fine del mondo, 5 o 6 punti insomma. Sabato la Virtus ospita il Modena, Antonio. Sì, il Modena è un brutto cliente perché è una squadra che si è ripresa benissimo, anche questa credo che comincia a nutrire qualche ambizione. Anche questa qui, guarda, le squadre che vanno meglio in questo momento sono proprio quelle che hanno attaccanti che fanno gol con continuità, non è un particolare di poco conto. Il Modena ha Babacar che è un giocatore molto, molto interessante, così come l'Empoli di Tavano e Maccarone o il Palermo, ne stiamo parlando già da tanto tempo. Quindi credo che in questa fase sia molto, molto importante, soprattutto importante la qualità dei giocatori d'attacco e soprattutto il mestiere. Chi ce l'ha ha qualche chance in più, secondo me. Siamo pronti per la prima divisione, vediamo i risultati della classifica alla luce delle gare giocate oggi nel girone A, ma prima, giustamente nella regia, Dino D'Angelo ci ricorda la top 11 di Serie B a cura di Antonio Leonardi. Sì, ecco la top 11 questa settimana, ho scelto 3-4-3, l'allenatore credo che se lo meriti in questo momento Beretta del Siena, che sta facendo veramente la sua squadra, ha molta qualità, ma ci sta mettendo parecchi di suo, un allenatore che veniva da 3 stagioni negative, insomma non è andato malissimo e adesso si sta rilanciando.
La squadra, il portiere Sorrentino, che sicuramente è il miglior portiere della, del Palermo, il miglior portiere della categoria, ieri a Varese è stata determinante, ha compiuto almeno tre prodezze che hanno permesso al Palermo di conquistare l'ennesima vittoria. I tre centrali, ho scelto Brosco del Latina, Brosco ex Pescara, ha partecipato con 23 presenze alla fantastica stagione con Zeman, accanto a lui Giacomassi, che è un uruguaiano che ha una carriera da centrocampista, che è stato riciclato proprio da Beretta come difensore centrale, sta facendo un gran campionato, ha fatto pure gol nell'ultimo turno. L'altro difensore è Kelic del Padova, pure lui in gol nell'ultima partita. I quattro di centrocampo, D'Alessandro, che già è entrato in questa mia top 11 diverse volte, del Cesena, scuola Roma, un giocatore molto duttile, a grande velocità. Accanto a lui i due centrali, Pulsetti, che è una sicurezza pure lui del Siena, e Viviani che solo martedì scorso aveva perso di gran lunga il confronto a distanza con Brugman, e questa volta però si è riabilitato, è stato il migliore del Latina nella partita vinta sabato dai Pontini. E infine a destra Almici del Padova, che è un ex, tra l'altro un ex, l'anno scorso giocava con il Lanciano, un prestito all'Atalanta, un giovane molto interessante. Il trio d'attacco c'è in prota del Padova, pure lui ex Lanciano, come ho detto prima, è stato grande mattatore della partita, e poi due ragazzini, Maccarone e Di Michele, dell'Empoli, che mettono insieme circa 300 gol in carriera, sono, come dicevo, gli attaccanti, quelli che fanno la differenza, e ci stanno a pieno titolo. Maccarone è stato il migliore in campo con l'Empoli, Di Michele purtroppo l'abbiamo visto all'Adriatico. Approvi, Oscar? Sì, è una squadra interessante, soprattutto nei quattro di centrocampo. D'Alessandro è un vero talento, è un giocatore che può trovare spazio in Serie A. Viviani per me è il giocatore tecnicamente più forte di tutta la Serie B, è stata davvero una sciagura mandarlo via. E davanti ha ragione, forse sono un po' penalizzati dall'età, ma a Pescara ha dimostrato Di Michele di essere ancora un grandissimo giocatore, come ha dimostrato anche Sbaffo per tutto il primo tempo di essere un giocatore di livello superiore. In prima divisione girone B, queste le partite giocate oggi, 30ª giornata. Barletta Benevento 1-6, Paganese Grosseto 0-2. All'Aquila Pontedera batte l'Aquila 2-0, Catanzaro Gubbio 1-1, ad Ascoli Perugia batte Ascoli 1-0, Lecce Nocerina 3-0, Pisa Prato 5-0, Frosinone Salernitana 2-2. La classifica: Frosinone 59, Perugia 56, Lecce 55, Catanzaro 47, L'Aquila e Pisa 46, Benevento, Pontedera 43, Salernitana 42, Grosseto 40, Gubbio e Prato 36, Viareggio 27, Ascoli e Barletta 21, Paganese 13 punti, ultima Nocerina con 12. Alessio Peroni, come si spiega oggi questa resa dell'Aquila in casa? L'Aquila è una squadra, noi l'abbiamo affrontata lo scorso campionato, ben strutturata, poi chiaramente adesso arriviamo a un punto del campionato dove chiaramente vengono a mancare un po' non gli stimoli ma anche insomma la forza agonistica, chiaramente siamo a fine campionato, quindi ci possono stare dei cali di tensione come succede all'Aquila, come è successo a noi, come succedono a tante squadre. Però sono convinto che comunque sicuramente sarà una squadra che lotterà per i playoff. Io sono convinto che comunque riuscirà insomma a fine campionato insomma a raggiungere quell'obiettivo. L'Aquila Pontedera nel servizio di Enrico Giancarli. Al Fattori vince il Pontedera, decidono due palle inattive, episodi sfavorevoli per i rossoblu, vicini al vantaggio in almeno due occasioni e puniti nel secondo tempo dal piede di Caponi. Senza Corapi il centrocampo aquilano fa fatica a costruire gioco, il Pontedera nel primo tempo si è limitato ad attendere, mentre nell'ultima mezz'ora Indiani ha cambiato assetto inserendo Pera e spostando Grassi tra le linee, e l'Aquila ha subito la qualità dei toscani. Dirige Pezzuto di Lecce davanti a circa 2000 spettatori, dà applausi gli attestati di stima reciproca tra le due tifoserie.
Pagliari opta per Gallozzi, Mediana e Libertazzi in attacco, mentre Indiani ritorna al vecchio e collaudato 3-5-2. Parte forte l'Aquila, la catena di destra, Pedrelli, Gallozzi, Frediani è devastante, cross di Gallozzi, ma Del Pinto alza la mira da ottima posizione. La risposta del Pontedera è affidata a Grassi, sinistro da lontano, testa si distende bene. L'Aquila può pungere in ripartenza, Maltese chiama De Sosa in profondità, Vettori salva sull'attaccante rossoblù. Ripresa, uno spento Libertazzi lascia il posto a Nassio Pia, l'Aquila spinge forte Del Pinto, prima chiude il triangolo, poi pesca Frediani, destro a giro delizioso, ma il palo dice no. De Sosa qualche istante più tardi di sinistro non trova il bersaglio, ma Indiani cambia assetto e sarà quello vincente. Dentro Pera e Grassi passa tra le linee a supporto delle due punte. Prima Righini, dopo la giocata di Pera di sinistro non trova lo specchio, poi Caponi da calcio di punizione, pennella dove testa non può arrivare. L'Aquila invece di reagire subisce e non sa più trovare il bandolo della matassa. Ciciretti con una strana traiettoria impegna Ricci, poi Pedrelli alza troppo la mira con il sinistro e nel finale arriva anche il raddoppio. Regoli finalizza l'ennesima pennellata di Grassi. Finisce così 2-0 per gli ospiti, oggi episodi negativi, ma il campionato degli uomini di Pagliari resta di primissimo livello, con L'Aquila e Pontedera piacevoli intruse tra le prime 11 che puntavano, con budget elevatissimi alla Serie B e con anni di cadetteria e di A alle spalle. A Gubbio per l'Aquila la rivincita in una data tragica per il capoluogo abruzzese ed è da raccogliere l'invito fatto a gran voce dai Red Blue Eagles oggi al Fattori. Pagliari, una partita condizionata, questo è fuori discussione, da alcuni episodi, oggi favorevoli al Pontedera, ma soprattutto nel primo quarto d'ora del secondo tempo l'Aquila avrebbe meritato qualcosa di più. Sì, dai, sì, noi abbiamo preso il palo, loro hanno fatto su palla inattiva, gli episodi di termine domenica erano andati a favore a noi, peccato, però dobbiamo purtroppo incassare questa sconfitta e prepararci per Gubbio, non ci voleva, poi il primo caldo forse un po' anche influito, però al di là di questo sicuramente non è stata la migliore Aquila che possiamo vedere. Forse nella seconda mezz'ora del primo tempo un po' sotto ritmo? Sì, ritardavamo un po', loro si chiudevano bene, ma se non sei rapido contro queste difese così non li puoi mettere in difficoltà, devi creare superiorità numerica come abbiamo fatto un paio di volte con Gallozzi sulla destra. Però ci siamo riusciti poco. Dopo il gol del vantaggio probabilmente l'Aquila si è spenta, contraccolpo psicologico? Sì, forse dovevamo reagire un po' di più, però ripeto, io a sti ragazzi faccio fatica a dire qualcosa, a loro gli dico martedì, però davanti a voi insomma li devo sempre elogiare per quello che stanno facendo, è un passo falso, dobbiamo rimetterci su prima della sosta e fare una grande partita a Gubbio. Ed eccoci di nuovo alla Domenica Sportiva, abbiamo appena visto il servizio sull'Aquila a Pontedera, un tifoso Giacinto dall'Aquila scrive: con i playoff ormai certi la squadra non ha più mordente. Oscar, sei d'accordo? E in questo il problema di tutti i campionati di calcio in Italia dopo la Serie B, arrivato in questo momento, diventano tutti molto particolari. Non a caso, per esempio, in Inghilterra non è possibile più scommettere su questi campionati in questo periodo, perché non esiste una cultura sportiva in questo paese e perché le partite si vendono, si comprano, c'è un malcostume. Quindi ovviamente non mi riferisco all'Aquila, è un problema però serissimo questo. Quando vengono a mancare le motivazioni c'è qualcosa che non funziona a monte dal mio punto di vista, cioè non è vero che mancando 10 partite, 5 partite alla fine del campionato, un calciatore non ha le motivazioni, quello è il suo lavoro, è come dire io domani mattina vado in ufficio, non ho le motivazioni perché è l'inizio della settimana e non è venerdì. Penso che sia una questione di cultura sportiva innanzitutto per chi fa il calcio, ma più in generale di cultura di questo paese che è ridotta ai minimi termini, quindi il telespettatore c'ha ragione, non ci sono stimoli, ma il fatto che non ci siano stimoli è colpa della società, nel caso di una società sportiva è colpa dei dirigenti che non riescono a motivare i propri
i propri professionisti, insomma. In sintonia bene, no, volevo dire, no, forse non si è capito quello che hai detto sulle scommesse. In Inghilterra non scommettono sui campionati italiani. Sì, sì, hanno perché sulle loro scommesse sui loro campionati perché... scommettono alla grande, dalla prima alla terza divisione. Lo scommettono sui campionati italiani perché lì era la cultura, insomma. Ci sono, non vale la pena scommettere perché le partite sono vendute. Sono diffidenti, dai, diciamo, sulle, non sono vendute. Sulle motivazioni psicologiche di cui parlava Oscar prima, è in sintonia l'email di Alberto dall'Aquila che scrive: ci siamo arresi dopo il primo gol, questo vuol dire che la squadra è mentalmente stanca. Antonio, per te l'email. Ma lo so, io questi giudizi definitivi non riesco mai a darli perché sempre, penso sempre che siano momenti. È vero, la cultura è quella di quando raggiunge un obiettivo poi più o meno c'è un calo di tensione. Però voglio dire, siccome è anche generale, nel senso, poi in ogni caso l'interesse dell'Aquila è quello comunque di arrivare in una posizione migliore ai play-off, quindi cioè, lo stimolo ci dovrebbe sempre stare. Magari questo vale un po' meno per il campionato di seconda divisione, dove tutto sommato ci sono 4-5 squadre che la promozione l'hanno conquistata con qualche mese di anticipo, quindi è là veramente difficile trovare motivazioni e anche un problema di serietà, di atteggiamento. Però per l'Aquila non credo che sia questo il motivo. Magari hanno sottovalutato l'impegno, secondo me, perché in effetti pensavano comunque di fare una festa, insomma, anche a vedere com'era il clima al Fattori. Invece si tratta di lottare, anche perché se poi perdi concentrazione e arrivi ai playoff ci arrivi male, quindi questo sarebbe il male maggiore, secondo me. Vogliamo rivedere la classifica della prima divisione con l'aiuto di Dino D'Angelo in regia per anticipare il prossimo impegno dell'Aquila domenica a Gubbio. Che partita potrà essere, Antonio? Il Gubbio credo che è una squadra che no, in questo momento non ha obiettivi, quindi magari tutto sta a vedere come l'affrontano, se la tranquillità può dare forza o deconcentrazione, e poi se le partite sono strane. Sulla carta dovrebbe essere una partita che l'Aquila potrebbe vincere abbastanza bene, insomma, però è tutto da vedere. Seconda divisione, girone B, sorride adesso Alessio Peroni perché si parlerà del suo Teramo, oggi vincente sulla Vigor Lamezia. Vediamo già in sovraimpressione i risultati della 30ª giornata. Eccolo qui, Castelrigone Foggia 1-6, Tutto Cuoio Ischia 1-0, Chieti Poggi Bonzi 0-0, Aversa Aprilia 0-0, Messina Casertana 2-1, Arzanese Melfi 1-1, Cosenza Gavorrano 1-0, Martina Franca Sorrento 3-1, Teramo Vigor Lamezia 3-0. La classifica vede in testa il Cosenza con 54 punti, a 3 lunghezze di distanza il Teramo 51, Casertana 50, Foggia 47, Messina 45, Ischia e Melfi 44, Vigor Lamezia 40, Tutto Cuoio 39, Chieti Martina Franca 37, Aversa e Sorrento 36, Aprilia e Castelrigone 34, Poggi Bonzi 32, Arzanese 31, 28 ultima Gavorrano. Adesso insieme a Massimo Profeta. Massimo Profeta, che Oscar è un tuo partner, il tuo partner telefonico il sabato durante i collegamenti con Rete 8 sì. Sport del Pescara. Ci divertiamo, facciamo. Massimo fa la radiocronaca della partita, io in qualche modo faccio il commento tecnico, ci sediamo vicini allo stadio, è nata diciamo in maniera abbastanza casuale. C'è un bel affiatamento. Sì, ci divertiamo. Massimo Antonio, che è anche partner di Massimo. Antonio, lui si diverte con tutti, Massimo. È un po' leggero, diciamo, da questo punto di vista. Abbiamo dei partner in comune, caro Massimo, non te li sciupo comunque, li restituisco intatti per la settimana prossima, anzi tra 2 settimane, quando il Pescara giocherà in casa. E dicevo, con Massimo Profeta andiamo a vedere i riflessi filmati e il commento di Teramo Vigor Lamezia. Torna a flirtare con il successo che mancava da 35 giorni, lo fa con l'autorevolezza che ha contraddistinto gran parte del cammino dei biancorossi. In sintesi, il Teramo torna a giocare come sa e travolge la Vigor Lamezia. 3-0 il risultato finale. Al telefono tutta la soddisfazione di Vincenzo Vivarini e del presidente Luciano Campitelli per la prima volta in panchina al fianco del suo allenatore. Serviva una reazione dopo questo mese un po' particolare, un solo punto nelle ultime 4 partite, e la squadra non ha tradito.
Sì, ma io spero che abbiamo fatto tesoro di questi giorni passati, perché poi è bello sempre giocare per fare degli obiettivi nuovi. Adesso siamo a 3 punti dal Cosenza, io martedì diciamo sposto l'attenzione della squadra proprio a questo discorso qui. Sono 3 punti, ci abbiamo ancora l'obiettivo di arrivare primi, insomma. In questo caso qua ce la dobbiamo giocare alla grande, insomma. È stato in panchina oggi per la prima volta da quando è presidente del Teramo, però è stato calmissimo, nessun problema, non ha mai protestato, ci dicono. Effettivamente è così, sto diventando un presidente modello per merito vostro, per verità. Biancorossi privi di Buchi, Lulli, Scipioni e Gaeta. Dal primo minuto Giannetti laterale basso, Cenciarelli in mediana, Casolla partner d'attacco di Dimas. Vigor schierata invece secondo i canoni del 4-3-3 davanti il tridente Longoni, Del Sante, Zampaglione. Mezz'ora all'insegna dell'equilibrio che potrebbe spezzarsi se Dimas, magistralmente assistito da Petrella della serie Correntemi dietro, realizzasse una rete. Molto più difficile da sbagliare che non da segnare, davvero incredibile l'errore dell'attaccante da 0,0 a porta assolutamente sguarnita, ma il brasiliano si riscatterà da subito. Spunto e traversone, Petrella di testa blocca Piacenti. Al 42esimo invece sombrero su strombo ed assist per Casolla che controlla e di giustezza infila il numero 1 Lamitino. Teramo in vantaggio allo scadere incursione di Petrella, fermato così da Marchetti, secondo giallo Lamezia in 10, punizione, calcio a Dimash, la barriera respinge, Masullo si coordina e con un gran sinistro fulmina l'estremo ospite. Partita senza storia, in avvio di ripresa un tocco e via, Masullo, Dimash, Casolla, diagonale leggermente largo di Petrella, il migliore in campo costretto ad abbandonare il proscenio causa infortunio muscolare. Reazione calabrese affidata a Scarsella, sventa Serraiocco che si ripete sul gran sinistro di Carbonaro, ex Giulianova, subentrato a Longoni. La Vigor si scopre generosamente, il Teramo la fredda con questa controfuga concretizzata da Dimas, da rimarcare sul rilancio di Masullo il meraviglioso controllo in velocità del brasiliano che si invola in campo aperto e trafigge Piacenti. Entrambe le circostanze è stato bravissimo il portiere Serraio, attenzione Dimas, tutto solo Dimas, rote, Teramo 3 Vigor alla marcia 0, il presto dalla Teramo è da contropiede, ancora lui Dimas. 12esimo gol stagionale per il brasiliano, subito dopo iniziativa di Nicola Fiore, conclusione respinta dal portiere calabrese. Non accade altro, Teramo batte Lamezia 3-0. Senti Vincenzo, come si sta con Capitelli in panchina? Devo fare i complimenti al presidente, non ha detto una parola ma è stato molto molto diciamo di esempio alla squadra. Io mi ci sono trovato bene quest'anno, anzi alla grande, perché non abbiamo mai avuto diciamo screzi, non abbiamo mai avuto problemi. Io voglio vincere, lui vuole vincere, abbiamo fatto un bel binomio, insomma, e speriamo che possa essere così efficace anche nei prossimi anni. Senti, ma non è che ti ha detto dai metti dentro Fiore subito, no? Ma guarda, lui con me non si è assolutamente mai permesso. Stavo scherzando. No, ma è bello dirlo, lui è stato sempre veramente all'altezza della situazione, non per niente il Teramo ha vinto in tutti questi anni, perché secondo me lui riesce a dare una grande carica a tutti. Il suo allenatore ha detto è stato bravissimo il presidente, nessuna interferenza in panchina. Ma se lui è un maestro, invece il presidente, lui è il nostro maestro. È stato bravissimo al suo posto, come sempre, ha ribadito, come sempre. E ha detto la verità, io ho solo incoraggiato qualche giocatore e quindi ci ha portato fortuna questa mossa, ma non era perché prima nessuno faceva il proprio lavoro. Alessio, anche tu eri in panchina oggi, confermi nessuna ingerenza da parte del presidente sì. verso le scelte di Viverini? È vero, il presidente è stato una persona, ma com'è nel suo stile, adesso comunque magari in tanti lo conoscono come un presidente un po' vulcanico, ma lui comunque sia, io tengo a sottolineare, ho l'onore e l'onore di far parte di questo grande club, noi abbiamo veramente una grande società, ben organizzata, ben strutturata, abbiamo tanti professionisti, abbiamo un grande direttore sportivo, abbiamo un grande allenatore, abbiamo un grande tutti, team manager che sei tu, nominato da poco. Ti ringrazio, abbiamo veramente
uno staff importante e per vincere, insomma, per essere vertici comunque ci devono essere sempre i giusti ingredienti e far amalgamare bene tutte le cose, perché comunque non basta una grande società ma ci vuole un grande tecnico, non basta un grande tecnico ma ci vuole una buona società, quindi una grande società. Noi abbiamo tutte queste componenti e comunque il secondo posto, insomma, testimonia, insomma, la forza di questo Teramo, quindi siamo molto contenti di questo traguardo, ma soprattutto siamo contenti perché questo è stato un campionato veramente duro. Noi abbiamo, il nostro allenatore ha sempre detto sin dalla prima giornata che comunque ogni partita deve essere affrontata come una finale, e veramente condivido questo suo pensiero, perché noi c'è stato veramente, a prescindere, è stato un campionato e è tuttora un campionato importante, un campionato dove comunque sia ogni gara veramente, no? Cioè, ci si gioca una finale, perché comunque la posta in palio è tanta, sono 8 le squadre a retrocedere, e quando comunque sia poi retrocedere nei bassi fondi la Serie D diventa sempre più difficile risalire, quindi i bilanci delle società ci sono comunque sia dietro, ci sono delle società importanti, ci sono comunque sia tanti presidenti che investono tanti soldi, e di conseguenza oggi comunque sia retrocedere è una grande perdita, una perdita nei confronti comunque sia di una piazza, è una perdita economica, e quindi voglio dire le componenti sono tante, uno magari tante volte magari da fuori il tifoso non se ne rende conto, magari tante, mi leggo al discorso, anche noi siamo stati etichettati comunque come una società che nelle ultime 4 gare, insomma, aveva fatto degli scivoloni poco, ma io posso testimoniare vivendo comunque sia il campo giornalmente che noi comunque sì abbiamo dato sempre il massimo, i nostri calciatori e tutti quanti noi abbiamo dato sempre il massimo per raggiungere comunque sia questo risultato. Poi ci sono delle email in proposito, sì, che poi leggeremo. Antonio? No, io vorrei, siccome la cosa che mi incuriosisce un po', siccome tu già prima hai parlato di questa possibilità di arrivare al primo posto, ho sentito la dichiarazione di Vivarini che parla di questo possibile primo posto, cioè mi viene il sospetto che in settimana sia stato fissato un premio per il primo posto, o sbaglio? No, allora, no, con prima non se ne era mai parlato. No, non è un discorso, il presidente, cioè, comunque sarebbe una cosa normale, voglio dire. No, il presidente comunque sicuramente se questo traguardo verrà raggiunto sicuramente la società interverrà sotto questo aspetto. Non c'è un premio fissato? No, attualmente no, però comunque ormai è nella volontà di tutti quanti noi. L'hai detto in trasmissione? Prego? No, l'hai detto, quindi abbiamo... C'è Domenico da Teramo che si rivolge al presidente del Chietibellia, dice oggi non può trovare scuse perché il Teramo ha vinto, non deve prendersela con il Teramo dicendo che è una squadra che regala punti alle avversarie. Di questo, Alessio, abbiamo già parlato. Vuoi aggiungere qualcos'altro? Io aggiungo che onestamente, voglio dire, da sportivo ho grande piacere se il Chieti, anzi ne sono anche convinto che il Chieti comunque in questo campionato si salverà, perché conosco anche il presidente Bellia, è una grandissima persona, conosco la famiglia e anche lo staff dirigenziale della Chieti Calcio, quindi io da sportivo non da teramano, perché non lo sono, quindi io parlo da un punto di vista sportivo. Io e il mio club ci auguriamo che comunque il Chieti si possa salvare, perché comunque anche il prossimo campionato ritrovare una compagine abruzzese in prima divisione comunque credo che sia un patrimonio importante, ma anche per la tifoseria. Io non credo che neanche i nostri tifosi comunque sia possano curare al Chieti di retrocedere, perché il fascino di un derby è sempre una cosa importante, quindi ci auguriamo sicuramente tutti quanti, insomma, che il Chieti si possa salvare. E c'è Luca che chiede alle sorelle di Camillo di convincere Peroni ad acquistare il Chieti Calcio, non so, sfoderate le vostre capacità di... Poi Peroni deve scappare da Teramo, però. Poi deve espatriare. Beh, ditegli qualcosa, insomma, vi interesserebbe. Beh, sarebbe simpatica come cosa, giusto per, diciamo... soffocare tutto quel campanilismo, sarebbe bella un'unione Chieti Teramo, però diciamo che rimaniamo fedeli totalmente ai nostri Bellino. Colori, sì, al nostro presidente, che comunque sia si sta comportando bene con la maschile. Ora vedremo anche con noi in seguito al gemellaggio che è stato fatto. Poi adesso dall'anno prossimo indosserete la maglia come i giocatori del Chieti. Esatto. E a quanto detto dobbiamo anche giocare nello stesso stadio.
Vai, quindi insomma, vediamo se le promesse, io ne sono convinta. È stato un gemellato. Io sottolineo che il Chieti comunque ha un grande presidente, quindi sì, mi auguro che veramente questa società si possa salvare, perché comunque oggi fare calcio in queste categorie è difficile, perché comunque gli impegni economici sono importanti. Il prossimo anno comunque parliamo di una prima divisione, parliamo comunque di un campio, di una seconda B, perché se andiamo a guardare veramente le piazze, il prossimo anno anche il girone centrale, se sarà così suddiviso, comunque avremo comunque squadre importanti, quindi voglio dire, cioè, anche gli oneri economici si andranno ad amplificare, quindi oggi fare calcio non è facile, e chapeau insomma a questi presidenti che comunque ci mettono tanta passione e tanto impegno anche economico. Vedi che poi da anni che non riesce a trovare partner e continua ad andare avanti pressoché solo. Chieti Poggi Bonzi, adesso seguiamo la cronaca di questo pareggio dei neroverdi con Paolo Durante. Contro il Poggi Bonzi, terzultimo in classifica, un nulla di fatto preoccupante per il Chieti, che perde un bonus importante per avvicinare la zona salvezza, ma soprattutto si perde nei suoi limiti, forse caratteriali, forse tecnici, forse di condizione fisica. In questi casi si cerca di capire cosa non vada nei ragazzi, tanto che a fine gara un amareggiatissimo presidente, Walter Bellia, annuncia una riunione con i fidi collaboratori che potrebbe anche preludere ad un nuovo ribaltone tecnico. Devo analizzare un po', parlare con i collaboratori e vedere che cosa sta succedendo, che cosa è successo, perché non possiamo essere principessa e poi diavolo, Biancaneve e poi non lo so, sette nani. O siamo così o siamo così. Adesso è successo qualcosa che voglio capire. Lo stesso De Patre, sempre in sala stampa, ne è consapevole quando dice: dopo quante partite che non vinciamo, è normale essere in discussione, sicuramente sì. Nelle prossime ore gli sviluppi. Sulla partita poco da dire, il Chieti ha giocato con tanta buona volontà, ma non è riuscito a conquistare i tre punti che l'avrebbero proiettato a ridosso dell'ottavo posto occupato dalla Vigor Lamezia. Un'occasione forse irripetibile quando mancano quattro turni alla fine del campionato. A fine gara, dura contestazione dei tifosi della Volpi, che oltre ai fischi hanno chiesto ai giocatori di sfilarsi le maglie. Domenica prossima trasferta in casa del Gavorrano. E veniamo alle immagini della partita. Le più importanti del primo tempo le avete già viste, con un'occasione per parte Scardina per i toscani e Della Penna per i neroverdi. Nella ripresa al secondo minuto Berardino ci prova subito su punizione, bravo Anetta. Al decimo entra La Selva per Di Filippo. Poco dopo entra anche 5 per Gaeta. Il Chieti ci prova con Guidone che non sfonda e poi con Berardino, il cui tiro arriva docilmente tra le braccia dell'estremo toscano. Ancora neroverdi in avanti a tentare di scardinare la difesa del Poggi Bonzi con Guidone e poi con 5 che non riesce ad inquadrare la porta. In pieno recupero punizione per il Poggi Bonzi, colpo di testa di Tafi che tocca un braccio di Terrenzio, poi la sfera carambola in rete su tocco di un giocatore toscano che però era in offside. L'arbitro annulla su segnalazione del collaboratore. Proteste vibranti dei giocatori giallorossi, ma per fortuna la beffa non arriva. Abbiamo cercato di fare il possibile, sicuramente non ci siamo riusciti nel migliore dei modi, però ripeto, evidentemente abbiamo dei limiti, ma soprattutto dei limiti in carattere e personalità, e questo credo che sia molto, che sia grave per una squadra di calcio. Infatti la storia dice che questa squadra si esprime anche meglio fuori casa, perché è un po' più libera di testa. Insomma, ha mesto il tono di De Patre. Antonio, è probabile che domani la società comunichi l'esonero all'allenatore per richiamare in panchina Di Meo. Le nostre sorelle si sono dette contrarie a una scelta del genere alla sua trasmissione. Tu cosa pensi? Sono d'accordissimo con loro. Credo che questo sarebbe, cioè, togliere l'allenatore proprio adesso mi sembra una fesseria. Credo che De Patre, insomma, lo spogliatoio ce l'ha in mano, insomma, è un buon allenatore. Adesso si tratta invece di programmare con lui anche l'eventualità, innanzitutto di centrare quantomeno i play-out, perché insomma, è ancora, c'è appena un punto di vantaggio, insomma, non è ancora deciso, e si tratta di tenere comunque a distanza l'Aprilia.
e poi di giocarsela, io credo, con De Padre, perché credo che sia la soluzione migliore. Adesso sarebbe il fatto di cambiare allenatore, io sono sempre molto contrario a questi atteggiamenti. De Padre ha preso la squadra in corsa, l'aveva rilanciata, poi ha avuto questo calo, non so dirmi da che cosa, però credo che sarebbe giusto dargli la possibilità di giocarsi fino in fondo la salvezza. Alessio, voi oggi intanto battendo la Vigor Lamezia avete fatto un favore al Chieti, oggi con 3 punti per i Neuroverdi sarebbe stata diversa, grazie anche al vostro risultato. Sì, decisamente, perché chiaramente una vittoria avrebbe comunque sì, la Vigor avrebbe allungato a 6 le distanze dal Chieti, quindi comunque sia sicuramente per la società Neuroverde si faceva sempre più complicata, quindi siamo comunque felici di aver di rimbalzo comunque sia anche favoreggiato la società abruzzese, augurando comunque, io onestamente ho visto il calendario delle prossime 4 gare del Chieti, che non credo che sia un calendario proibitivo, anzi io sono fermamente convinto che comunque sia ancora sia la possibilità comunque di arrivare tra le prime 8, perché comunque oggi con 2 risultati, un paio di vittorie e magari un paio di pareggi, secondo me comunque si esce dalla zona play-out, quindi fermo restando che poi comunque dobbiamo guardare i risultati anche delle altre davanti, della Vigor e del Tutto Cuoio, però io sono convinto che comunque il Chieti abbia sia nella possibilità sia da un punto di vista dell'organico, ma soprattutto anche per le partite rimanenti, insomma, di potercela fare. Oscar, fenomeno sociale, la protesta dei tifosi che hanno chiesto la restituzione della maglia ai giocatori oggi. Ma io su questo sono abbastanza duro. Dicevo prima, quando mi hai chiesto delle critiche a Cutolo, i tifosi hanno tutto il diritto di protestare, fino a quando la protesta però rimane in termini di civiltà e di educazione. Chiedere il ritiro della maglia, secondo me, attiene a dei comportamenti incivili che non riguardano né il mondo del calcio, ma nemmeno il mondo proprio dell'educazione. Cioè, bisognerebbe sempre ricordarsi che il calcio, diciamo, è uno sport, per modo di dire, nel senso che è un grande business ormai in Italia, ma comunque attiene a un'attività ludica e quindi va molto ridimensionata, va vissuta con grande piacere, con grande divertimento quando le cose vanno bene, va vissuta anche con amarezza quando vanno male, ma sempre determinando dei paletti fissi che nella vita sono determinanti. Sicuramente il calcio non è tra le cose determinanti nella vita delle persone, va vissuto tutto con molta leggerezza, quindi queste cose le abbiamo viste succedere per esempio nel campo del Genoa, chiesero la restituzione delle maglie, in quel caso si scoprì dopo, ma lo sapevano tutti, ci sono dei libri in proposito, che i tifosi della curva che chiedevano la restituzione delle maglie erano esponenti del clan dell'Andrangheta, che attraversano purtroppo la malavita organizzata anche le curve, quindi secondo me è un episodio da condannare nella maniera più dura. Però aggiungo una cosa, io sicuramente condivido questo tuo pensiero, però tante volte dobbiamo anche magari entrare in una mentalità, cioè il tifoso, magari quello sanguigno, il tifoso della curva, queste sono comunque, magari non ci dimentichiamo, sono persone che comunque fanno folklore e fanno calcio, cioè oggi ad esempio comunque uno stadio senza una curva colorata, senza il colore dei fumogeni, senza le bandiere, non è, il calcio non è lo stesso spettacolo. Veramente, magari tante volte si fanno anche di questi gesti per cercare comunque sia di far capire anche all'atleta, ti fermo restando e dico che comunque magari non è che condivido questa cosa qua, far capire all'atleta magari un senso, fargli capire l'appartenenza alla città, poi chiaramente il tifoso, insomma, giustamente è anche un ospite, è anche uno spettatore, è anche colui che comunque sia da un contributo alla società, quindi. Giulia e Giada, avete detto cambio allenatore, no, secondo voi come può venirne fuori il Chieti? Ma sicuramente se dovesse continuare con De Padre, comunque bisogna che la squadra si riorganizzi, comunque che trovi la continuità nella vittoria in queste ultime gare, che è fondamentale, perché comunque la distanza dalle prime 8 comunque sono 3 punti, quindi non sono neanche tantissimi, anzi possono essere abbastanza ma possono essere anche pochi, quindi comunque sicuramente ritrovare la mentalità giusta e appunto tornare a vincere, quello è fondamentale. Ora magari, ripeto, cambiare di nuovo allenatore può creare ancora instabilità e non è giusto. Giada? Io la penso come Giulia riguardo dell'allenatore, io penso che al di là di tutto lo scossone vero e proprio
bisogna che se lo diano i giocatori. All'interno del campo tanto comunque sappiamo che ci sono gli 11 più i ragazzi che sono in panchina e la partita la giocano loro, ora al di là del fatto che comunque sia l'allenatore Conti, ok, però lo scossone vero e proprio bisogna che se lo diano i giocatori. E noi saltiamo nel basket, Lega 2 Silver, vediamo i risultati delle due esponenti francesi di questa categoria, Proger Chieti Matera 79 a 50, Roseto Treviglio 75 a 90 e abbiamo anche i risultati di DNB, gironi C e D, Stella Azzurra Giulianova 83 a 75, Amatori Pescara Val di Ceppo Perugia 68 a 56, Senigallia BCC Vasto per quanto riguarda il girone C, questa partita è finita 59 a 67, nel girone D della DNB invece Francavilla B per Lanciano 67 a 65, quindi sconfitta di misura per i ragazzi di Salvemini. Ed ora andiamo a vedere il servizio su Proger Chieti Matera. Nell'ultimo match interno della stagione regolare la Proger regala ai 1400 del Palla Leombroni un successo netto e importante contro la vice capolista Matera. Finisce 82-67, primo tempo 44-30, ma soprattutto fa rimanere accesa la speranza di agguantare i playoff a patto di dare il massimo anche nelle ultime due trasferte del campionato Mantova e Firenze. Sulla partita mai messa in discussione sentiamo il play Marco Passera. Noi la volevamo. Abbiamo giocato una partita intensa, alla fine l'abbiamo avuta, l'abbiamo ottenuta. Dove l'avete vinta questa sera? Ah, sicuramente in difesa. Siamo stati bravi a limitare i loro punti di forza, Rezzano. L'abbiamo costretto a tirare con brutte percentuali, Austin l'abbiamo limitato. Sicuramente dietro. Davanti abbiamo giocato insieme. Non abbiamo fatto niente di speciale, però quando difendi davanti ti passi la palla hai già fatto più di metà dell'opera. È un dettaglio in più, però ci tenevate anche per il vostro presidente che domani compie gli anni. Sicuro, ci tenevamo per lui che ci ha dimostrato grande affetto lungo tutta la stagione. È sempre stato vicino alla squadra, io parlo per i 3 mesi in cui sono stato qui, però ho sentito che è sempre stato vicino alla squadra nei momenti difficili e nei momenti felici. A lui e a tutti i nostri tifosi che ci sono stati vicini tutto l'anno, hanno sempre scaldato il palazzetto con un buon numero di sostenitori, adesso noi ci proviamo, poi dopo se riusciamo ad andare ai playoff speriamo di averne ancora di più. Servizio di Paolo Durante ed ora noi siamo pronti per lanciare il nostro quiz che questa sera riguarda, come vi abbiamo promesso ad inizio trasmissione, la pallacanestro. Vi regaliamo 2 biglietti per Modus FM Roseto Firenze che si giocherà al Palla Maggetti tra 2 settimane se indovinerete quanto Antonio Leonardis vi chiederà. Chi sono questi? Eccoli qua, due personaggi, c'è una vaga somiglianza, sì. Bisogna dire chi sono. Riguarda uno dei personaggi del mondo del basket, credo, almeno, vero? Mira. Eh sì, uno sicuramente, quindi, l'altro non lo l'altro so. L'altro non lo so, no. L'altro io lo so. Tu lo sai, lo ma non dire. È del basket, possiamo dire. No, bisogna seccare tutte e due. Okay. Allora, telefonate al numero che vedete in sovraimpressione per vincere 2 biglietti messi a disposizione gentilmente dalla società dei Roseto Sharks per la partita del quintetto di Trullo contro il Firenze. Tra 2 settimane al Palamaggetti. Adesso vediamo invece un resoconto, seguiamo un resoconto di Modus FM Roseto Treviglio 79-50, il servizio di Enrico Giancarli. Roseto perde la seconda gara consecutiva casalinga e dice addio ai sogni playoff. Al Palamaggetti passa Treviglio 90-75. Il finale Legion ha un impatto favoloso e mette a referto 12 dei 20 punti abruzzesi del primo quarto. La Modus tiene bene all'intervallo lungo e perfetta parità 36-36 con 18 di Legion e 8 e 5 rimbalzi di un Metrevelli sempre più in condizione. La Modus Roseto scappa via e preme sull'acceleratore ad inizio terzo quarto, poi l'ex Teramo Tommy Marino con la tripla prima impatta, poi sorpassa. Treviglio inizia a scappare via e all'ultimo mini intervallo è avanti 62-57.
Nel quarto finale gli ospiti prima controllano, poi allungano per il 90-75 finale che spegne le speranze playoff di un deludente Roseto. 28 del solito Legion e 13 per Metreveli in casa Roseto. Saranno 19 per Alessandri, 17 per Marino e 16 per l'ex Proger Chieti Rossi in casa Treviglio. Ancora non arrivano telefonate, ancora comunque aspettiamo le vostre telefonate se sapete chi sono i due personaggi che vediamo adesso alle nostre spalle, se è possibile con Dino D'Angeli, li guardiamo ancora. Eccoli qui, due personaggi. Cosa? Basket quiz per la prima volta, infatti vediamo se i nostri tifosi sono preparati come quelli del calcio che di solito al primo colpo indovinano. Ed ora vorrei andare avanti con gli altri sport perché abbiamo una nutrita scaletta, anche se siamo veramente a pochi minuti dalla fine della nostra trasmissione. Abbiamo il calcio a 5, cioè la Winter Cup che si è conclusa questa sera, le finali al Pala Info Plus di Bassano del Grappa. È stata eliminata ieri l'Acqua e Sapone dopo essere andata in vantaggio con Ciaguigna contro il Real Rieti, poi c'è stata la rimonta del Rieti con Roggerio, poi autorete di Ciaguigna e Davi che hanno fissato il punteggio sul 3-1 finale. Qui invece poi la finalissima tra Real Rieti e Asti si è conclusa in favore dell'Asti. E invece per quanto riguarda, ecco, vediamo qui alcuni riflessi firmati di questa finale, abbiamo anche i risultati di calcio a 5 femminile. Vediamo un po' con l'aiuto di Dino D'Angelo in regia i risultati per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccoli qui, Montesilvano Roma 9-0, Nova Focus Donia AZ Gold Women 0-4 e FB5 Team Florida 3-3. Dal calcio a 5 passiamo alla pallavolo, una importante affermazione sulla Sieco Ortona ai danni del Milano. Era la prima partita dei quarti di finale, l'andata per la promozione in Serie A1, è stata vinta dai ragazzi di Lanci con il risultato di 3-1. Alla partita c'era anche la vedova di Igor Bovolenta, un campione azzurro scomparso prematuramente nel 2012. Sergio Zappalorto ha realizzato questo servizio sulla partita. La Sieco Service Impavida Ortona vince con ampio merito su un ottimo Italy Milano per 3-1, era partita male la situazione con un parziale di 21-25, i Lombardi si sono aggiudicati il primo set, poi è venuto fuori il cuore dell'Ortona, l'organizzazione migliore di questa squadra che ha vinto il secondo set per 25-23, poi 25-15 e poi ci ha fatto un po' soffrire 26-24 nell'ultima frazione, comunque dominata. Nunzio Lanci, una bellissima soddisfazione, si andrà a gara 2, la gara di ritorno il 2 aprile alle 20:30 a Milano, ma noi non vorremmo vedere gara 3, come la mettiamo? Anche perché fareste telecronaca è impossibile. Neanche io la vorrei vedere gara 3, vediamo che ne pensano quelli di Milano, però glielo chiediamo. Ma no, sicuramente è una partita tipica dei playoff, i playoff io me li aspettavo così. Giocheremo così contro squadre sicuramente di livello alla pari della nostra. Noi oggi abbiamo dimostrato di poterci stare, abbiamo voglia di giocarcela con tutti e non ci vogliamo precludere nessun traguardo. Ecco, questo è il nostro obiettivo. Poi, sai, il primo set, in alcune situazioni la tensione c'è, più partite ne giochi così e più sei pronto a giocarle. Dopo un campionato come questo, che magari nonostante noi abbiamo cercato di mettere tensione, tanta pressione non c'era, se non quella di arrivare più in alto in classifica. Quindi ecco, partite come queste sono importanti per crescere e per giocare la partita successiva. Andiamo a Milano con il nostro bagaglio
Sta partita vinta dentro casa, adesso la pressione è tutta quanta sulle loro spalle. Nunzio, se non vado errato, questa squadra non perdeva in trasferta dall'8 dicembre scorso. Un piccolo record, ha perso in casa ma non fuori casa. Quindi è la terza volta che la battete. Sì, noi è la terza volta che la battiamo, la prima con l'opposto titolare che è sicuramente un giocatore di livello europeo, l'ha dimostrato anche se ci ha sbagliato l'ultimo pallone e noi lo ringraziamo, però. Benz di soli 2-0-6. Sì, opposto della nazionale slovacca. E quindi noi andiamo a giocarcela, ecco, a Milano noi vogliamo giocare, dobbiamo imparare a scrollarci un po' di pressione da addosso, giocare un pochettino più sciolti perché siamo capaci di giocare un'ottima pallavolo. Voglio ricordare per la cronaca che se l'Ortona dovesse battere l'Italy Milano a Milano oppure in gara 3 andrebbe alle semifinali per la promozione in serie A1, sarebbe veramente un risultato fantastico. Un solo flash, il pubblico, voto secco. Io ho 8, lo vorrei vedere pieno sto palazzetto. Lo vorremmo? Sì. Io me lo ricordo con Città di Castello e metteva i brividi. Mi auguro che di riuscire a passare il turno per vederlo di nuovo pieno a tifare per i nostri colori. Allora, questa maglia appartiene a Federica Lisi Bovolenta. Credo che non abbia bisogno di presentazione né lei né il Bovo. Io delego Consuelo Mangifesta, che è una bandiera per la pallavolo, è uno spot per la pallavolo nazionale e ortonese in particolare. Allora, la cosa più spontanea che mi viene da dire è che ha portato intanto bene. Devo dire che ho una grande percentuale, l'ho appena detto al presidente Lanci, che da quando vengo, insomma, l'Impavida non ha mai perso, per cui sono molto felice. E adesso anche Federica. E oggi, da oggi anche Federica, che conto di riavere ad Ortona molto in fretta. Allora gliela facciamo insieme questa domanda, vai tu Consuelo che ormai sei esperta anche giornalista. Io, guarda Fede, volevo soltanto chiedere qual è il tuo messaggio che stai cercando di portare in giro per l'Italia, perché è vero che Bove è andato via, ma sappiamo tutti quanto c'è grazie a te. Ma allora, il messaggio secondo me è chi apre il libro poi alla fine se lo dà da solo. Io dico, do dei consigli, apritelo il libro, perché poi l'emozione entra dentro e il libro è di tutti. La Fede e il Bovo diventano tanti protagonisti e i due cuori, le due anime e tutto ciò che noi sentiamo esce fuori, quindi l'unione fa la forza e noi non ci lasceremo mai. Bellissimo quello che hai detto, una battuta soltanto sui tuoi figli, grande coraggio, ne hai 5, una forza d'animo straordinaria che forse ti viene da lontano. 5 più me 6 più uno dall'alto che ci allena e ci guida. Il numero della maglia di Bove era il numero 16. E un'altra bella notizia arriva dal rugby. In Serie A l'Aquila Rugby ha battuto a Brescia il Banco Brescia con il risultato di 14-22. E infine due abruzzesi in evidenza in una competizione nazionale di ciclismo, la settimana internazionale di Coppi e Barteri, la tanto attesa cronometro con partenza da Pavullo ed arrivo in salita al Castello di Montecuccoli ha fatto calare il sipario sull'edizione 2014 e sul difficile tracciato di 10 km ad imporsi è stato l'ex campione d'Italia nella prova contro il tempo, l'abruzzese Dario Cataldo del Team Sky che con il tempo di 16:28 ha preceduto il corregionale Matteo Rabottini della Neri con il tempo di 16:36. E si conclude qui la domenica sportiva perché il nostro tempo è terminato. Un ringraziamento e un saluto ai nostri ospiti Alessio Peroni, Giulia Di Camillo, Giada Di Camillo. Non abbiamo avuto tempo di parlare del vostro Chieti femminile se non così di sfuggita, però se ci promettete che tornate a trovarci lo faremo. Buonasera. Grazie a Oscar Buonamano. Grazie a voi, buonasera. Antonio Leonardis, noi ci vediamo domenica prossima. Alle 10. Alle 22:15 sì, siamo qui e con un nuovo calcio quiz che questa sera non abbiamo avuto risposte, forse è troppo difficile, chissà, ci riproponiamo. La riproponiamo. Grazie a tutti, arrivederci, buonanotte. Che l'inverno è tornato in città, l'amore è un mondo.